Sai mantenere un segreto? Oggi parliamo di un profumo speciale, per me specialissimo. Non da 10 su 10, ma da 11 su 10. Sai qual è? Andiamo. Error. Evolution. Nascondere un segreto. Non c'è nulla di più naturale, poiché nessuno, nemmeno la scienza, potrà mai scavare nella nostra mente e nel nostro cuore. Anche la macchina della verità non è infallibile. Le verità nascoste e sconvolgenti si nascondono imperpetuabili nel nostro subconscio e ci costringono a manipolare la realtà per renderla perfetta agli occhi degli altri. Dietro l'illusione di conoscere gli altri e mettere a nudo se stessi attraverso le immagini e le parole spese sui social, c'è la chiara evidenza che ciò che scriviamo o ciò che leggiamo è lo specchio di ciò che vorremmo essere e non di ciò che siamo realmente. Il male si annida in ciascuno di noi e lo teniamo a freno. L'invidia, la codardia, il disprezzo, l'odio possono portarci, se esasperati, ad atti inimmaginabili e inconfessabili. Il segreto resterà nascosto in uno scrigno dentro di noi e viene fuori solo quando dinanzi ad uno specchio parliamo a noi stessi, perché solo a noi stessi non possiamo sfuggire. A meno che un diavolo tentatore non liberi il segreto delle catene. Malus è l'unione di note sacre, incenso e note profane, mela, che si fondono in modo sorprendente. Note di testa, mela, frankincenso, peperosa. Note di cuore, incenso, legno di cedro, mirra e ambra. Note di fondo, legno di gaiac, vetiver, muschio, vaniglia, sandalo. Naso del profumo, Christian Carbonell. Che bellezza. Che bellezza. Allora, ragazzi, questo profumo ve l'ho un po' descritto. Vi ho letto la magnifica descrizione che c'è sul sito ufficiale di Nobile 1942, che vi invito davvero ad andare a vedere, perché vi giuro, ci sono le descrizioni, sono stupende. Il sito è fatto benissimo. È bellissimo, andate a darci un occhio. Ma parliamo di Malus. Questo è un profumo che mi rispecchia moltissimo. Perché? A parte che mi piace da impazzire, io non sono un patito di incenso, ma ho notato ultimamente che ogni volta che sento l'incenso, qualcosa dentro di me si smuove. Qualche porta si apre. Sento che è una nota che fa parte di me. Perché io sono una persona molto spirituale, molto... penso a mille cose, sono molto legato ai valori. Questa fragranza mi porta indietro, ma allo stesso tempo mi lascia qui. Mi porta indietro, ma mi tiene ancorato qui, nel presente. È come se facessi un tuffo nel passato, grazie a queste... note che mi portano dentro una cattedrale, dentro un monastero, dove da bambino ho assistito a tante, ad esempio, a tanti matrimoni, a tante funzioni, cose che adesso facciamo sempre meno spesso, ma allo stesso tempo rimango qui, saldo, grazie a questa vaniglia che ammorbidisce tutto, grazie a questa mela che gli dà quella... pizzico di asprigno, di fruttato, che lo fa diventare invece un profumo moderno e quindi unisce questo passato e presente, male e bene, spirituale ma anche piacione. Sì,
Perché in realtà a chi è non piace ricevere dei complimenti? A chi non piace ricevere degli apprezzamenti? E quindi questo è un profumo che fa questo, apre delle porte, ma allo stesso tempo invece ti fa ricevere degli apprezzamenti. Dice, che buon odore che hai, che buon profumo che hai, ma allo stesso tempo stai comunicando con una persona. Quindi è un profumo complesso, nel suo immaginario è complesso, non nel suo odore, perché nel suo odore non è complesso. O ti piace o non ti piace, è abbastanza lineare, non cambia così tanto, sulla pelle evolve più che altro da pelle a pelle, quindi diciamo la mia pelle tende a esasperare molto l'incenso, ok? L'incenso si sente molto, su altre pelli magari esce di più la nota fruttata, la mela, la vaniglia, e quindi subisce questa metamorfosi. Questo profumo per me è fantastico, un pezzo incredibile, indossabile secondo me, con grande stile, non troppo sciatti, ok? Quindi bisogna essere vestiti in un certo modo, secondo me. Sia donne che uomini, tranquillamente, è unisex al 100%. La mia bottiglia è stata creata per Terriaca, i miei amici di Terriaca, profumeria d'autore, la mia profumeria di fiducia a Latina, e il mio amore per questo brand è enorme, davvero. Adoro questa fragranza, la mirra, l'incenso, la vaniglia. C'è anche una nota flebile che sembra quasi una sottospecie di polverosità, che lo rende anche decisamente rassicurante come profumo, ok? È rassicurante, non è niente di offensivo, è veramente bello, veramente un profumo da 11 su 10, un'eccellenza italiana, ragazzi, un'eccellenza italiana. Vi consiglio di provarlo, perché Nobile fa anche le boccettine da 20 ml, quindi potete provarlo senza stare a fare degli acquisti troppo alla cieca. Potete provarlo per poi, nel caso, acquistare questa splendida boccetta, che è un'opera d'arte, tutta fatta a mano, vetro italiano, tappi, credo siano italiani anche i tappi, sprayer italiano, questi vengono applicati a mano, bellissimo, bellissimo, con scritto Nobile 1942 sotto nel fondo, che bellezza, questo è un pezzo incredibile, e voglio ringraziare la mia profumeria di fiducia, Terriaca, profumeria d'autore a Latina, che vi consiglio di andare a provare, ragazzi, entrateci, non... Scordate tutto ciò che sapete delle profumerie classiche, andate da Terriaca e poi mi dite, per avermelo regalato, perché questo è stato un dono, ok? Sapevano che amavo questo profumo e quindi hanno voluto farmi questo regalo. Ragazzi, detto questo, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi va e comprate qui sotto, dal link qui sotto di Amazon, perché mi date una mano gratuitamente. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video.